Buongiorno, buongiorno, Regione da zio Vito. E poi mi domando, ma esiste ancora la Regione? No, la Regione qua sotto esiste sempre, sì, a Poggio Tregale, là è come un refettore, si mangia. Ma volevo dire, ma esiste ancora la Regione Basilicata o ci hanno già accorpato? Che zio Vito ha fatto la Grande Guerra, non mi ricordo. Eh sì, e oggi mi sento poco bene, mi fa male il piede, mi fa male la cuglia, cioè, diciamo, non lo so, da che andiamo tempo, perché sento zio Vito che brucia la cuglia e quindi credo che pioverà. Fra oggi e domani piove. Comunque, detto questo, volevo dire una cosa, a proposito di salute, di cuglia, diciamo, di dolori. Io credo che la mattina si alza qualcheduno, qualche scienziato, perché gli scienziati si alzano presto la mattina per fare certi ragionamenti da scienziati. Si alza qualche scienziato e dice, mo, oggi fa una cazzata. Allora, dico io. Ieri ho sentito la notizia, ASP AND. Allora, l'ASP, non mi viene manco la parola stilizzata, che pesa, ASP, AND, PRIC, PRING, ZAC. L'ASP non ha rinnovato la convenzione con l'AND. L'AND è un'associazione di volontariato per la cura domiciliare dei malati di tumore. È una vita, sono tanti anni, 15 anni, 20 anni, non lo so, zio Vito non se ricorda, e che, diciamo, assistono i malati terminali di tumore a casa. Mo dico io. Chi ha deciso sta non so come dire, stronzata, sta cagata, non lo so, che scoltimento sta parte di cagata in Basilicata, sembra che siamo la terra, è vero che abbiamo le podoliche, ma tanta merda non si è mai smossa in Basilicata come in quest'ultimo tempo. Ma dico io, ma un po' di cervello qualcuno ce l'ha, diciamo, all'ASP, no, perché sennò c'è posto anche Aldo Nuovo volendo, ma visto che fra un po' si rinnova tutto, ma mi domando io, ma ora andateglielo a dire a questi malati di tumore che giustamente l'AND finirà i suoi servizi, o servigi, zio Vito ogni tanto è anche acculturato, che c'ho anche la Treccane e Nuat. Allora, questi servigi praticamente li finirà, li porterà a dovere, a termine. Dopodiché, sti cazzo di malati di tumore, poverini, 402 assistiti solo nel 2015, che fanno? Cioè, aspettano che citofono a uno di voi dell'ASP, buongiorno, sono il nuovo volontario ASPANT. Tutte queste cure palliative, dico io, anche un rimprovero all'AND, queste cure palliative che voi fate a questi malati muri, ora li dovete girare a quelli dell'ASP, non malati, dico, anziché palliative, gli facesse palliatore. Ecco, non so, vi ho dato un'idea, zio Vito ha poche idee, ma ogni tanto qualche cazzata la mena pure lui, una bella cura palliatone. Di questi qua, in decervito. E non so, ma si ragiona con la testa, è come diceva mio padre, non c'è niente da fare. Il grande vecchio diceva, quando la testa di sotto passa al posto della testa di sopra, là, so cazzo, diceva giustamente. E quindi mi sa che più di qualcuno c'ha quello di sotto al posto di sopra. Comunque, non lo so, non mi faccio indicare, faccio sempre un cazzazio vita. E questo è quanto vi volevo dire per oggi, è una cosa gravissima questa qua. E invito tutti i cittadini, non solo a firmare il referendum per il sì domenica, ma anche per raccogliere le firme, una petizione popolare, a far sì che l'ASP riveda un pochettino la decisione presa. E lo facciamo per la salute, per la povera gente che purtroppo ha gravi malattie. Ecco, mettetevi nei panni di queste persone. Mia nonna diceva, la vita è una ruota. Oggi a me e domani a te. Si può mai sapere, La salute è sacra, fin quando c'è. O vostro, anzi, all'olore, anzi, all'aspo, in casa loro, cagliate tosto, la grete.